Giovedì 25 maggio 2023, buona giornata a tutti. Sulla Sardegna è presente una circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge diurne che si allontana via via favorendo l'ingresso di aria più secca. In serata sono previsti ampi rasserenamenti. Alla Maddalena oggi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, con piogge e possibili rovesci anche temporaleschi, rasserena dal pomeriggio. La temperatura massima è di 24 gradi, la minima di 17 e lo zero termico si attesta intorno ai 3010 metri. La pressione al suolo è di 1015 millibar. I venti sono moderati, tendenti da nord-est greccale. Il mare sulle bocche di Bonifacio è calmo. Diamo ora uno sguardo ai giornali sardi oggi in edicola. La nuova Sardegna, ET, Meloni mette il timbro ma rinvia la presentazione. La Premier è impegnata per la visita della Presidente von der Leyen in Emilia-Romagna. Chiude l'Inibari che finirà all'asta. Il camping garantiva 30.000 presenze l'anno. Ora lo stop per un contenzioso. Coesione digitale, la Sardegna sale in cattedra. Il sondaggio, il presidente Solinas ultimo per gradimento dei governatori. L'Unione Sarda, Giorgia Meloni benedice Letti, la Premier sostiene la candidatura di Einstein Telescope a Sosenatos. L'annuncio ufficiale rinviato per il sopralluogo in Emilia-Romagna con Ursula von der Leyen. Digitale, l'isola capofila, il presidente Pais a Bruxelles. La fotonotizia, Isili rilancia turisti tutto l'anno. Infine una notizia balzata su tutte le cronache nazionali. Milano, trans fermato dalla polizia locale che usa il manganello e lo spray al peperoncino. Una trans è stata bloccata da 4 agenti della polizia locale che hanno usato spray al peperoncino e il manganello. Secondo una prima ricostruzione resa nota dalla stampa, la persona bloccata è una transessuale brasiliana che ha aggredito gli agenti. Dal sindacato SULP hanno spiegato alla stampa che i vigili erano stati chiamati alle 8:15 di ieri mattina dai genitori di una scuola perché stava importunando i bimbi all'ingresso e perché allarmati da lei che, in parte svestita e completamente alterata, urlava di avere l'AIDS. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza che però non è riuscita a visitare il transessuale. La quarantenne, senza permesso di soggiorno e con una serie di precedenti, è stata quindi fatta salire sull'auto della polizia locale per essere accompagnato presso gli uffici centrali. La trans, hanno spiegato dal sindacato, ha iniziato a dare di testa e si è finta svenuta. Quando gli agenti stavano aprendo la portiera ha dato un calcio violento ed è uscita, dando anche un calcio a un agente che ha riportato una prognosi di 15 giorni. Scappava poi a piedi fino al luogo dove è stata nuovamente fermata. Tutta la scena, ripresa da alcuni studenti, è stata diffusa via social e ha subito suscitato polemiche. La procura di Milano, informata dalla stessa polizia locale, sta facendo accertamenti sul caso, così come il comando della polizia locale di Milano.